Pesano 110 milioni di euro l'anno le addizionali IRAP ed IRPEF sui bilanci delle imprese e sui redditi dei lavoratori e delle famiglie abruzzesi. Le principali imposte a carico di persone e imprese assicurano un gettito più che sostanzioso alle casse della nostra regione, utilizzate negli anni passati per risanare i conti della sanità abruzzese attraverso il sistema delle cosiddette cartolarizzazioni, interventi che però non sono più previsti a partire dal 2022. Dunque, si tratterebbe di balzelli ormai scaduti, dei quali si è discusso con imprese e sindacati della regione che si sono dati appuntamento presso la Sala Camplone della Camera di Commercio di Chieti Pescara. Carmine Ranieri, segretario regionale della CGIL per Abruzzo e Molise, spiega che l'addizionale regionale IRPEF su un reddito di 25.000 euro pesa per 432 euro. Sono appunto risorse che vengono pagate per i cittadini e su queste tasse c'era un accordo che dovevano servire per ripagare i debiti delle cartolarizzazioni sanitarie. Oggi questo debito è scaduto, la Regione non paga più le rate di questo mutuo e quindi noi chiediamo di togliere questa tassa ai cittadini in un momento tra l'altro complicato in cui le famiglie, lavoratori, pensionati, a partire diciamo dalle fasce di reddito più basso non riescono ad arrivare alla fine del mese. Il tema della leva fiscale è un tema che deve riguardare non soltanto il tavolo nazionale ma anche appunto il tavolo regionale per quello che riguarda appunto le aliquote regionali IRPEF. La Regione vi ha già dato delle risposte in merito? Abbiamo avuto il mese scorso un primo incontro con l'assessore Liris, il quale ci ha comunicato la volontà di affrontare questo tema, ma in realtà non abbiamo ancora avuto dati. E soprattutto questa grande massa di tasse, di soldi che vengono prelevate ai cittadini, cosa la Regione ci fa e cosa intende farci. Ripeto, il vecchio accordo, in base al vecchio accordo, oggi i cittadini non dovrebbero semplicemente pagare l'addizionale regionale. Luca Mazzali, presidente regionale di Lega Coop Abruzzo, aggiunge che è una misura che pesa circa 110 milioni l'anno, una quota parte importante di questa è legata all'1,73% di addizionale IRAP che pesa sulle aziende. Abbiamo calcolato che mediamente vale 230 euro per addetto e chiaramente questa è una misura che sulle aziende di medie e grandi dimensioni avrebbe un significato importante in un anno dove la pressione legata alle materie prime, quindi ai rincari energetici, stanno mettendo in grave difficoltà tutto il settore produttivo. Questa è una leva importante nelle mani della nostra regione che potrebbe aggiungersi agli interventi che sta facendo il governo centrale, quindi chiediamo alla regione di dare una risposta alla nostra domanda. Oltretutto veniamo da 2 anni di pandemia, 2 anni di difficoltà quindi alle quali si sono aggiunte anche quelle legate al conflitto in Ucraina adesso. Sì, speravamo insomma con la ripresa forte che c'era stato l'anno scorso insomma di avere imbroccato una strada che per anni ci avrebbe portato insomma, ad avere delle performance per le nostre aziende di un col segno positivo. In realtà c'è una regressione molto importante su tutti i numeri che ci preoccupa rispetto alla quale urgono degli interventi immediati.